Allora, Vito, dopo questa storia della medicina interna e della clinica medica, io vorrei che in conclusione tu mandassi un messaggio ai giovani internisti. La FADOI ha tanti iscritti, la metà hanno meno di 40 anni. Che messaggio può dare un grande clinico come te ai giovani internisti, ai giovani medici? È sempre qualcosa di difficile consigliare gli altri. Consigliare degli altri che poi non si conoscono, sono tanti e diversi tra loro. Io me lo immagino, questa popolazione di ragazzi che stanno già al terzo, al quarto anno di medicina e dicono: ma io che cosa posso fare? Cosa farò? Ci vuole una preparazione che vada un poco al di là della medicina. Io sono preoccupato quando uno vuole fare l'internista e conosce poco di tutto. Io credo che bisogna anche che conosca la vita, perché si può essere medici, per esempio, estremamente giovani. Non è facile, ci sono decisioni, ci sono orientamenti, ci sono prese di posizione che nella prima giovinezza spesso sono diverse da quelle che abbiamo poi nella maturità. Quindi cercare di essere maturi, e in questo è la mia suggestione è: studiate, 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 ma attenzione, perché non basta studiare. E allora dice: fate una pratica intensiva, ma anche qui fate attenzione, perché chi si innamora di pratica senza scienza è come l'occhiero che si nutre nel mare senza la bussola. L'internista è il medico della complessità. E come governi la complessità? Per prima cosa la devi vedere, devi capire che è complessa. E poi l'altra cosa, sono due cose che dovete avere ben piantate nel vostro essere. Primo, questo della complessità. E la seconda cosa, che è il senso dell'etica. Guardate, c'è una frase di Murlo, si dice: primo dovere, ascoltate la parola una per una, perché sono tutte gocciole di verità. Primo dovere, due parole grosse, eh? Primo dovere di ogni medico è di chiedersi sempre: ma perché io devo credere questo? Guardate, questo non è altro che l'EBS, l'Evidence Based Medicine, 100 anni prima, ma con un'altra temperie. Qui c'è un'attenzione al io devo, e quando io devo, amici cari, entro in un campo che come si chiama se non filosofia? Kant che cosa ci dice? Sono tutti filosofi questi qui. Vogliamo fare a meno? Vogliamo fare a meno del cielo stellato sopra di noi e del senso morale dentro di noi? Facciamola. Nascerà una medicina tecnologica, una medicina in cui le persone guariranno ma non vi saranno grate. Io voglio una medicina in cui ogni malato avverta la gratitudine. Grazie Vito per quello che ci hai insegnato, che continui a insegnarci, per quello che sei e per quello che sei stato per tutti noi. Grazie davvero.
personalmente e a nome di tutti gli internisti. E io ringrazio te, carissimo Dario, e finalmente mi dico, ho raggiunto uno dei miei obiettivi, abbracciare il Presidente.